bene, allora tocca nero e dobbiamo trovare la mossa migliore. Come approccio, se vi ricordate, bisogna iniziare a vedere se ci sono dei gruppi in pericolo. In tal caso si gioca da quelle parti. Se non ci sono gruppi in pericolo, si cerca di espandere il proprio territorio o di ridurre quello dell'avversario. Se non c'è nessuna mossa ragionevole, neppure riguardo al territorio immediato, si guarda l'investimento futuro sul territorio, quindi lo svilupparsi dei moio. Per cui proviamo a partire dall'inizio. Iniziamo a guardare i vari gruppi e capire se ce n'è qualcuno che non è tanto forte. Facciamo in senso orario come l'altra volta, partendo da qua. Questo gruppo com'è? Forte. Ok. Ushimari, per definizione forte. Questo E si può tagliarli se c'è una pinza. ok Ah no, sì, non l'ho calcolato. vediamo. Ho anche sopra C'è un intero libro dedicato alle invasioni, Get Strong at Invading si chiama. Probabilmente ce l'abbiamo anche qua. Questo è un libro di problemi anche lui, dove tra i vari problemi ci sono anche quelle invasioni. Credo che siano proprio tra le pile. Quando dici che c'è un gruppo in pericolo, un tocca nero, si intende se c'è un gruppo di nero che è in pericolo oppure devi Di guardare entrambi, perché gli entrambi? se il gruppo in pericolo è quello di nero, lo deve rafforzare. Sì. Se il gruppo in pericolo è quello di bianco, lo deve attaccare. Poi attaccare non vuol dire necessariamente andare a invaderlo in mezzo, vuol dire anche solo mettergli pressione da fuori. Però comunque abbiamo già acquisito un candidato forte, debole, questo. Medio forte, meglio. Differenza Ah tra no, è questi vero, due, visto che uguale. la forma è la stessa, che differenza c'è? Sono più vicine. No, Meno male, no, no, sono uguali la prospettiva. no. È un salto di tre. La forma che c'è di là è questa, in sostanza. Diciamo, sono. Quindi differenza. Beh, le bianche sono. Rispetto alle nere sono un po' più di influenza. Sì, cioè, mi viene da dire forse se il bianco invade qua, il nero è un pochino più in difficoltà rispetto a lì. Non so, quello che vedo è che queste bianche sono più lontane dalle nere rispetto a queste nere, da quelle bianche. E poi dietro questo gruppo nero ce n'è un altro nero, mentre dietro questo gruppo bianco ce n'è uno nero e uno bianco. Per cui queste sono più isolate rispetto a queste due. E quindi tra questo gruppo e quest'altro direi che è più debole questo. Finiamo il giro, questo gruppo nero, ok, questo gruppo era bianco, non nero. Questo gruppo bianco, Questo gruppo bianco, non ha un territorio, è esatto, meno perché forte di quello comunque e di questo e di sì, perché quello. così o così si invade, si tolgono i punti qua. Però difficilmente viene, se non separate quello di Pietro, viene catturato, perché anche se non chiude l'angolo comunque farà qualcosa fuori. Lo scopo della pietra in quarta linea è proprio quello di giocare verso il centro. Per cui se perdi i punti nell'angolo è normale, è per quello che è stata giocata. Però deve fare i punti in mezzo.
cioè deve aiutare a fare dei punti da qualche altra parte, non necessariamente noi. E non necessariamente lei. Per cui 1, 2, 3 e 4 non hanno problemi. Questo e questo, e abbiamo detto che sono i due un po' nei guai, ma questo sembra più debole di quest'altro. Per cui la mossa di nero dovrà essere rivolta a questo gruppo. Ma cosa conviene giocare? Tra quelle due, dici, o eventuali altri candidati? No, no, proprio sarà una mossa rivolta a questo gruppo bianco. Una mossa che lo attacchi. Io ne vedo due, secondo me. Allora, il primo, lui ha detto l'invasione o qui o qui. Ok, okay. Non va bene. Un altro potrebbe essere quello di giocare qui, secondo me. Perché contemporaneamente minaccia di infilarsi sotto. E contemporaneamente espando quest'angolo qui. Tre idee: giocare sopra, in modo da fare un muro di qui e minacciare, rendere più efficace la minaccia del taglio. Un altro potrebbe essere qua. Io ho anche qua. Perché se bianco, speriamo che bianco sia così, uno può formare e far lavorare insieme a questa pietra qua. Sì, contemporaneamente schiaccia questa questo è una qui possibilità. E minaccia che questo qui non riesca a uscire. Cioè, però il problema è che avendo una pietra bassa si lascia a bianco una possibilità maggiore di invadere. Se fossi in alto invece una cosa del genere ci si potrebbe pensare di più. Però, anche se questa è una buona idea, in effetti la cosa migliore è andare a giocare qui, perché questa minaccia il gruppo, perché ora un'invasione da queste parti veramente, cioè, veramente divide, e in più fa del territorio vero subito, per cui diciamo vale doppio, perché risponde sia al primo principio di andare a infastidire i gruppi deboli, sia al secondo, che quello di estendere e fare territorio. Questo invece è più un investimento sul futuro, perché bisogna vedere cosa succede se bianco gioca qua, quindi magari è meglio qui. Però, diciamo, questo diventa più un investimento. Questa poi in particolare è una mossa che bianco non deve rispondere, allora magari è così. Però, sai, c'è anche il rischio che a questa bianco decida di rispondere stendendo e si perde un po' l'attacco. Perché nero non vuole andare a catturare questa, avendo già messo due pietre qui. Sono troppe. Per cui la mossa giusta è qua. E ora toccherà a bianco decidere se andare a difendere queste pietre sotto, così, per impedire che nero faccia qualcosa qua, piuttosto che così, per curare a fare del territorio, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Ma questo sarà un altro problema.